l'assegnazione questa mattina presso l'auditorium della scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela diretta da Giovanna Palazzolo. Sono stati consegnati i riconoscimenti agli alunni che hanno partecipato al progetto indetto in occasione della giornata dedicata alle donne. Nell'ambito del progetto Donna abbiamo pensato di istituire non un concorso, ma una ricerca per tutte le classi della scuola media che scegliessero una donna che secondo loro meritava di essere nominata e presentata durante la festa della donna. Tutte le classi praticamente hanno partecipato e hanno scelto delle donne le più disparate. Qui si va dalla Madonna ai Santi, Santa Rita, o alle donne di Gela, alle donne della storia, dello spettacolo, dell'attualità. A consegnare i premi il capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, Lucia Lotti, anche lei scelta da una classe come esempio di donna. Avere un riconoscimento da parte dei giovani e dei ragazzi in particolare, anche dei ragazzi ancora non tanto grandi, è una soddisfazione enorme. E non solo dal punto di vista mio strettamente personale, ma per il fatto del significato, per il significato che questa scelta sottintende. I ragazzi, anche i ragazzi, hanno riconosciuto la presenza dell'istituzione. Quindi questo credo che sia un passaggio davvero, significativo. La nostra classe ha scelto Chiara Cocchiara perché è una donna dal quale dobbiamo prendere esempio, poiché lei all'età di ben 26 anni aveva già 4 lauree in astrofisica. È una donna da cui dobbiamo prendere esempio perché lei crede, e secondo me è una convinzione fondata, che per poter ricostruire Gela in meglio è necessario portare il lavoro anche qui, e per portare il lavoro deve prima farsi una fama per poi farla guadagnare anche a noi. E abbiamo scelto Santa Rita d'Acascia perché, oltre ad essere stata una santa, è stata figlia, moglie e madre.